Allora, è da poco finita la presentazione della squadra calcio 5 femminile qui a Lauria. Abbiamo il presidente della squadra di AS Venus Lauria, Guido Curzio. Guido, che campionato sarà? Come hanno detto già tutti, sarà un campionato difficile perché le squadre che affronteremo sono tutte squadre con esperienza, ragazze che hanno già giocato e quindi per noi che siamo alle prime armi, ragazze che non hanno mai avuto esperienza a livello di calcio a 5 di campionato, sarà davvero difficile, però cercheremo di mettercela tutta e non mollare. Senti Guido, che cos'è che ti spinge a fare il presidente di una squadra su cui mi sa che si sono riposte tantissime speranze, una grossa responsabilità? Diciamo che è stata una questione di amicizia nei confronti di Gerardo San Giovanni, che è una grandissima persona prima che essere anche un grande allenatore. E poi soprattutto una questione di amicizia verso le ragazze che non hanno, diciamo, trovato in quegli anni una guida che potesse metterle tutte insieme per portarle appunto a questo piccolo traguardo che è stata la presentazione e poi chissà, magari arriveremo anche insieme a fine campionato, sperando che qualcuna non senta troppo la pressione del campionato o delle sconfitte e lasci perdere. Ho sentito sul palco, avendo presentato io la serata, che avete scelto un po' da diversi paesi del Lago Negrese. Questa è una cosa bella per solidarizzare tra loro le ragazze. Non è che abbiamo scelto, diciamo che noi siamo aperti a tutte le ragazze che hanno voglia di praticare il calcio a 5 e non ci sentivamo di dover escludere anche le ragazze del circondario, perché ok sì, Venus Lauria, però siccome adesso siamo forse l'unica realtà in zona, a parte l'episcopia che però è distante, a praticare questo tipo di sport, mi sono sentito in dovere di aprirci anche alle altre ragazze che avevano voglia di praticare questo sport con noi. Un'ultima cosa, un augurio che fai alla squadra qual è? Dai microfoni di Lucania TV. Il mio augurio è quello di farmi bestemmiare il meno possibile, anche se sono sicuro che non ci riusciranno, e di rimanere unite come hanno fatto fino ad oggi, anche nelle difficoltà. Anche se sono state difficoltà, diciamo, a livello organizzativo, vorrei che rimanessero unite ancora di più nelle sconfitte, perché secondo me nelle sconfitte sì, si soffre ma si cresce, quindi potrebbe essere anche un motivo di crescita per loro, che diciamo la maggior parte sono quasi tutte minorenni, quindi può essere una lezione di vita, diciamo. Non grazie. Mollare nelle difficoltà. Grazie Guido, grazie. Prego.